Luca, arriva un po' la partita bella vinta, anche se ci sono altre cose più importanti, però in questo momento per voi, visto anche il risultato di ieri, quell'1-1, il Varese è da battere ad ogni costo. Ma sicuramente la partita più importante della stagione. Ieri il Varese ha pareggiato e ci dà ancora più morale per questa partita che noi dobbiamo vincere a tutti i costi. E il Brescia batterà il Varese perché? Dici tu la frase. Ma il Brescia batterà il Varese sicuramente perché abbiamo fatto un percorso importante. Siamo una squadra che arriva da dietro, tra virgolette, e abbiamo più motivazioni. Quindi io credo che faremo una grande partita, soprattutto anche perché giochiamo in casa e avremo la spinta dei nostri tifosi. Scusa, devo cambiare. Che partita ti aspetti dal punto di vista emotivo e anche dell'ambiente? Ma io mi aspetto un ambiente caldo, perché Brescia è una piazza calda, è una piazza che merita grandi palcoscenici. Noi sicuramente daremo il 200% e andremo in campo a lottare fino all'ultimo minuto. Una partita anche da ragionare, cioè nel senso che è importante segnare, ma ma sicuramente non dobbiamo andare all'arrembaggio, quindi credo che sì, sicuramente con la testa non dobbiamo non dobbiamo subito partire con l'ossessione di vincere subito. Dobbiamo ragionare, anche perché il Varese comunque è una squadra che ha fatto un ottimo campionato, quindi ripeto, dobbiamo fare una grande partita e stare molto concentrati. Hai letto le dichiarazioni o ne avete parlato nel spogliatoio del presidente Corioni all'indomani della sconfitta con il Livorno? Ma io sinceramente i giornali li leggo molto poco, quindi non so cosa abbia detto il presidente. Quindi non. In soldoni sostanzialmente ha detto che per esempio Arcarica non stava benissimo, doveva star fuori, e ha un po' criticato questo tipo di scelte. Ma diciamo che ovviamente sono pareri del presidente. Arcari, io penso che è 2 anni che fa, io sono qui da 2 anni quasi, e ogni partita ha fatto grandissime parate, ci ha salvato più volte. Poi può capitare l'errore, ma sicuramente se c'è stato l'errore di Michele, l'errore c'è stato anche da parte nostra, perché comunque si è ben dato la possibilità agli altri di calciare in porta, mi ricordo il tiro di Emerson che era praticamente calciato da solo. Quindi quando si perde tutti, e quando si vince tutti. Visto che quel poco che serve sul primo gol, non c'è stato più, non c'è stato i difensori che sono andati a cercare di salvare la spinta. Sul secondo posso sbagliare, però c'era una palla molto lontana, ho visto la difesa, la squadra che saliva, soprattutto fosse sbagliato, non potrebbe essere salvato, superato. Sì, ma diciamo che il primo gol. Sono stati due errori proprio concettuali. Sì, sicuramente. Siamo stati poco attenti, soprattutto sul primo. Poi sul secondo era un tiro da lontano, la difesa è salita e ci siamo ritrovati loro, erano in 3, penso, lì sulla palla. Quindi se non l'avesse presa Belighieri comunque c'era qualcun altro. E ripeto, sono errori concettuali che sicuramente non dovremmo fare col Varese. Tra l'altro, visto che parla di questa cosa, io ho fatto mente locale a Livorno, ne vedi 2 gol, nessuno è venuto in mente, il gol di Di Nardo col Cittadella, il gol di, non mi ricordo chi ha fatto gol, però la Provercelli, la Vercelli, comunque. Scandale. No, non quello lì, il secondo, quello sul tappin, mentre 4 gol sul tappin, cioè Arcari respinge, bene o male che sia, ma arrivano sempre primi gli altri. È un discorso di cosa, di reattività o che in quel momento, perché qua gli ultimi, cioè io parlo di 4 degli ultimi gol presi negli ultimi 20 giorni, 3 settimane, tutti e 4 presi in quel modo lì, a parte quelli di Verona, ci sono stati altri errori, ma proprio sulle spinte del portiere tra Pini Centra e gli altri, noi indietro di 2 metri, nel senso c'è stato non è questione, io credo non sia né questione fisica né tecnica, è tutta una questione di testa, perché sicuramente ogni volta che la prima cosa che si dice quando respinge il portiere è di andare subito sul portiere a dargli una mano. Queste volte è venuto meno, ripeto, però ormai sono tutte occasioni che ci dobbiamo lasciare alle spalle, perché adesso c'è la partita più importante del campionato e dobbiamo concentrarsi solo ed esclusivamente su quello. Proprio che stai dicendo questo, si dice sempre che bisogna cancellare, proprio perché è l'ultima partita, quello lì non è facile, che nel senso sì, il tuo proposito è cancellare la partita precedente perché è andata male, eccetera, credo che sia facilissimo per voi riuscire a assorbirlo immediatamente.
Io credo sia facilissimo perché quella partita sì, non abbiamo giocato bene, abbiamo perso 3-0, per ormai conta veramente poco. Potremmo perdere anche 8-0, ma ormai le questioni da affrontare sono altre. L'unica questione è il Varese. E se noi vinciamo col Varese possiamo affrontare i playoff. Addirittura prima ti ho dato un discorso con Rinale, Pizzarro no, conoscendo il presidente, ma che in una parte così importante del campionato ci avevo sotto un clima schilettato sul relatore, di cui c'è una figura dietro, Gian Paolo, che arreggia, piuttosto che ti fastidisce questo. Ma assolutamente no, noi siamo concentrati su questa partita e per noi è fondamentale, perché è un sogno che viviamo da un po'. Ci speriamo, siamo qui all'ultima giornata a giocarsi questa partita, quindi tutto quello che c'è fuori a noi importa veramente poco. Stai seguendo un po' le questioni di casa Inter, nel senso che si parla di progetti futuri, di possibilità di rilanciare un nuovo progetto, chissà, magari una telefonata da Milano arriva per dire che Caldirola può far parte di questo progetto. Io se ci fosse una rifondazione sarei contento, non per me ma per i giovani in generale. Perché in Italia abbiamo veramente tanti giovani forti che meritano di giocarsi la Serie A. Io personalmente adesso all'Inter non ci penso proprio perché la mia squadra è Brescia e lo sto già ripetendo da un po'. Brescia è la mia squadra, adesso abbiamo questa partita fondamentale, poi spero che riusciamo a giocare il playoff, quindi la mia testa è solo su Brescia. E non pensi alla nazionale, nel senso che se dovesse arrivare quella famosa chiamata rischi di dover saltare qualche partita, chissà, in futuro importante? Ma questo non lo so, perché comunque sono decisioni che prende la federazione. Io la testa è solo ed esclusivamente su Brescia e sui playoff. Poi dopo non sono io che decido, ma sarà la nazionale Brescia, quindi saranno decisioni loro. Su questo argomento tu e anche Fausto avete avuto modo di parlare con Mangia, magari nell'ultimo stage che c'è stato, cioè vi ha detto qualcosa tipo, sì, perché adesso forse anche qualcuno del Sassuolo, aspetta, dovrebbe essere sì. Qualcuno che è già nella lista, quindi Mangia cosa ha detto? Se poi andrete ai playoff ci sarà una possibilità di, c'è stato già fatto un discorso, o un discorso che riguarda solo le federazioni, quindi tra di voi comunque non se ne è neppure parlato? No, non se ne è parlato appunto perché proprio noi non decidiamo, è un discorso che fa la federazione, che fa la Sacchi, Brescia e tutte le squadre interessate, quindi saranno, ripeto, saranno decisioni loro. Al momento, se non ho capito male, si parlava, Roby aiutami se è così, di una possibilità di essere una nota alla federazione, ha comunicato che eventuali convocazioni verranno fatte dopo sabato sera, perché se non sanno se ci sono i playoff o meno è inutile dire male prima, quindi tutto è rimandato a dopo la partita. Si potrà provare a trovare un accordo, ma è tutto rimandato. È tutto rimandato dopo sabato. Di questa seconda parte di stagione che hai giocato col Brescia, secondo te è stata un'annata migliore o diciamo peggiore rispetto a quelle che hai passato l'anno scorso, valutandola personalmente? Sì. No, sicuramente non sono stato ai livelli dell'anno scorso, ne sono consapevole. Purtroppo ho avuto dei problemi fisici che non voglio prendere assolutamente come alibi, però diciamo, ho fatto fatica a entrare in campo nelle condizioni migliori. Quindi, però ripeto, come ho detto prima, è importante adesso mettersi tutto alle spalle, perché tutto quello che è stato ormai conta poco. Adesso cerco di essere, anzi, mi sento meglio e cerco di arrivare nel migliore dei modi a questa partita. Per me l'ultima cosa, si annusa una tensione particolare rispetto, è vero che è l'ultima, però forse nessuno pensava che alla fine veramente questo Brescia-Varese sarebbe stato decisivo. Forse si pensava che i playoff a questo punto magari sarebbero già stati cancellati dalle prime, invece le probabilità che ci siano e che Brescia ci possa andare sono decisamente superiori rispetto a un mese fa, quando invece sembrava che fossero quasi impicchiata dopo le sconfitte soprattutto di Verona. Magari invece si respira qualcosa di diverso in questi giorni, secondo te? Come tensione, dico. Sinceramente credo proprio di no, visto i miei compagni tranquilli, io per primo, anche perché diciamo tra virgolette non abbiamo pressioni. Noi abbiamo fatto un grande campionato, però adesso arrivati a questo punto dobbiamo giocarcela, è una partita, è la partita, ripeto, i miei compagni sono tranquilli e io credo che veramente faremo una grande partita.